Ascolta, Lorenz, ci racconti un po' il tuo rapporto come bassista verso Logic, o comunque quando ti registri le cose che preferisci, le cose preferisci l'ampli, cosa ne pensi dei simulatori, se ce n'è qualcuno che ti piace di più o di meno di un altro. Ci racconti un po'. Sì, volentieri. Allora, da bassista che si diletta anche con arrangiamenti, produzioni e quant'altro, è difficile che mi soffermi troppo su un aspetto tecnico dello strumento. Quindi la cosa che faccio magari per registrare il basso è dedico più sensibilità alla scelta dello strumento. Ne ho sempre fuori diversi. Non se riesco. Allora, ecco, devo dire, siccome io, come dicevo, col web, eccetera, non sono tanto messo bene, non possiedo una webcam. Quindi sposto il computer, faccio così, e vedo se si vede la Ecco, rastrelliera. sì. Ho registrato un po' di cosine in questi giorni, perché ho sperato, temporeggiando, di riuscire a farle di persona, ma era impossibile, È per cui le ho ancora dovute registrare. impossibile, sì. E ho tenuto fuori un po' di strumenti che posso far vedere. Quindi mi sono tenuto sempre fuori questo basso Lakland che ha due pick-up passivi singoli tipo jazz bass. Quindi chi conosce i bassi sa già più o meno che suono c'è. Ma nonostante questo sia così, mi tengo sempre anche un jazz bass Fender, Sì. che ha la stessa matrice ma leggermente diversa. Cioè, cambiare lo strumento cambia proprio il tipo di grana del suono. Questo viene Certo. molto prima di scegliere, per me, di scegliere quale pre, quale ampli vero, dirette e basta. Poi ho un altro Lakland moderno, un Precision, un basso acustico, ho un Gibson Diavoletto, un Fender Mustang scala corta vecchio, ho diversi bassi, quindi la prima scelta è È questa, perché quella, il sì. timbro dello strumento è molto evocativo, quindi a seconda dello strumento che prendo mi vengono proprio, cioè sembro un altro bassista, a seconda del basso che prendo in mano. Sì, come sempre, come dico sempre anch'io, la catena la si costruisce sempre dall'inizio, quindi comunque lo strumento è l'imprinting del suono, giusto? Vabbè, ok, se Assolutamente. vogliamo fare un po' gli esoterici, il cervello, le mani, il suono che hai in mente te, eccetera, eccetera, però comunque lo strumento dà l'imprinting al suono. Certo. Poi no, allora, siccome non ho voglia di passare troppo, cioè quando prendo in mano lo strumento voglio suonare subito. Non mi piace, aspetta che metto qui, no, ma aspetta che metto là. Mi viene l'orchite, non ce la faccio. Quindi la prima cosa che faccio, prendo il jack, faccio track. Il primo buco che sia jack, attaccato chiaramente al resto, il primo che ho lì lo utilizzo. Se chiaramente c'è un giorno in cui ho un po' più voglia di questa cosa, allora ho delle priorità, chiaramente. Ok. Quindi posso usare la testata dell'amplificatore, che ha la bellezza di, ma proprio per natura, le testate degli amplificatori hanno una velocità di intervento. Perché sono, non dico rozzi, ma sono proprio dedicati, quindi tu tiri sui bassi, tiri già su delle frequenze che servono allo strumento, tiri sugli Certo. acuti, scavi, è molto veloce, no? Mentre invece se ti cimenti con una channel strip, è comunque un po' più lento l'approccio. Quindi Certo. la fase 2 è la testata, che ho sempre attaccata comunque. Utilizzo una GR da tanto tempo. E ne ho diverse GR basse con la ditta italiana e hanno più o meno tutti la stessa matrice. Adesso ci ho fatto anche la mano, quindi quando l'attacco velocissimamente capisco dove intervenire. Quello che ho usato in questi giorni, adesso faccio una cosa un po', ecco, non proprio ortodossa, faccio vedere qual è la testata che è sotto il computer. Aspetta. Vai. Si chiama Dual, si vede? Sì. Ecco. Si chiama Dual, che ha due canali molto diversi fra loro, perché uno ha dentro un overdrive. Quindi anche lì faccio canale 1, canale 2 e già mi porta in un altro mondo. E quindi mi condiziona un po' come suonare. Però dicevo, a parte la divisione, siccome gli effetti che uso principalmente sono il distorsore fine, in tutte le sue chiaramente gradazioni,
la divisione che faccio è se farlo saturo o no. Ecco, quindi saturo posso fare o con la testata, se no mi apro un plugin molto velocemente, tipo se devo suonare qualcosa di sporco e voglio avere già l'effetto, allora apro quello che c'è, anche quelli interni di Logic. Delle volte registro su Logic, delle volte registro su Pro Tools, dopo che mi sono accorto della grande differenza di certi strumenti, tra cui il basso in primis, di lavorare a 32 bit. Quindi, come ho detto prima, non sono un feticista dell'aspetto tecnologico, però ho sentito la differenza sul basso. Da 32 bit in acquisizione, e questo purtroppo può fare solo Pro Tools, è una menata, perché comunque Logic è 100 milioni di volte più friendly per me. Infatti lavoro sempre su Logic, anzi, come sai, io ho Logic 10 sul portatile, ma il computer dello studio, che è vecchiotto, cioè Logic 9, non lo sposto. Io lavoro su Logic 9, qua, lo apro, lo metto agli atti, eccolo qui. Questo è il mio Logic. Si vede? Sì, sì. 9. 9. Perché è velocissimo. Quindi, fatta questa distinzione, diciamo che nel 95% dei casi registro su Logic 9, perché ce l'ho sul computer. Ce l'hai già pronto, certo. Perché è uno dei software su cui ho passato più ore. Quindi c'ho tutti gli shortcut, tutto. Non guardo niente, non guardo niente. Non che io lo conosca bene, però quello che serve a me so dov'è. Certo. E quindi non guardo neanche il monitor praticamente, faccio così. Quindi posso dedicarmi a suonare basta. Ecco, qui uso o anche qualche plugin un po' rozzo interno, perché non sono belli come quelli di Logic X che ho supportati, sono bellissimi, certo. I simulatori ampli. Lì quello che mi piace di più è un plugin della Waves di Chris Lord-Age, che si chiama semplicemente Bass, è questo qua. A parte che sono a 100 km dal monitor, non so se si vede. Ah, ma guarda, intanto adesso lo scrivo in chat, così. Aspetta, metto gli occhiali. Questo è un altro apparecchio che ho dovuto acquistare. Io ce l'ho da sempre, quindi. Questo plugin qui, Chris Lord-Age, che è un produttore stellatissimo, ha questo plugin che ti dà già una configurazione di base, di simulazione di ampli interessante. La prima cosa che faccio è togliere la sezione pitch, cioè quello che dà uno sfasamento, quindi una sorta di controllo del ritardo, no? Quindi chorus, flanger, così. La tolgo subito e lavoro sempre in mono col basso, sempre fisso. E già da così comunque gli dà un sapore di simulazione di quello che succederà, e mi aiuta magari col plettro eccetera, però devo avere voglia di aprirlo, se no mi concentro solo su quello che suonerò, perché ho idea di come verrà. Certo. Quando devo farle in modo, cioè che ho il tempo, se non è solo un appunto, quindi diciamo per dei file che devo mandare, come sono quelli che ho finito stamattina, che sono i bassi di un progetto di cui faccio parte da quando è nato, che si chiama Klee Project, è una band rock capitanata da Roberto Sterpetti, che è uno cantante di Roma, che è anche il leader e lo scrittore di tutti i brani, è corista di Sanremo, è cantante incredibile, bravissimo veramente. Quindi abbiamo questo progetto, Chicco Gusso nella chitarra, altri musicisti, Daniele Iacono la batteria. Ecco, questi bassi qui, che è un progetto abbastanza rock, se qualcuno va a vedere anche qualche brano, questo è il terzo disco, sono tutti sono tutti così, quindi per questo qui uso l'ampli. E infatti stamattina, prima di chiudere tutto, mi è rimasto tutto montato qui, è per questo che ho il computer qui, perché ho fatto il reamping, quindi ho fatto tutto sto panegirico, stacco il computer per farvelo vedere se ci riesco, cioè ho preso le tracce fatte in diretta e le ho passate dentro l'amplificatore, qua, vediamo se riesco a mettere agli atti, ecco, anche la cassa EGR,
E praticamente da Logic ho mandato nell'uscita 3 la somma di due segnali. Uno è fatto proprio la linea dello strumento, preso dalla testata. Un secondo segnale di linea è preso da un pedale che fa saturazione. Ho fatto la somma di questi due, l'ho mandata nell'uscita 3 della scheda audio che utilizzo io, che è una RME Fireface 800. Quindi ho segnato l'uscita 3, l'ho mandato dentro la testata, cambiando l'impedenza, e poi ho rimicrofonato. Vedo un Ecco qua. D112 e l'altro che microfono E era? è un microfono, sì, è un microfono a nastro della Superlux, una cosa cinese abbastanza economico, molto bello. I microfoni a nastro a me piacciono molto, ma li voglio attivi perché sono molto delicati, eccetera, se no quelli non attivi hanno un rapporto segnale-rumore che non mi ha mai fatto impazzire. Sì. E invece quelli attivi, cioè quelli che si alimentano con la Phantom, sono molto resistenti, sono indistruttibili e reggono anche pressioni alte senza problemi, anche quelli non, chiaramente non alimentati. Però diciamo che non alimentati, ma anche alimentati, cioè, costano una valanga di soldi tra Royer, eccetera, sono veramente molto costosi. E se uno non deve lavorare con la Deutsche Grammophon, ci sono dei cinesini come questo che lavorano veramente Che egregiamente. vanno molto bene, Quindi sì. ho messo in registrazione questi due microfoni, li ho passati dentro il Focusrite, il 428, che è Sì. quello, il 4 Pre. Vediamo, eccolo qua. Non mi ricordo male, si E chiama ISA 428 quello lì. esatto, sì, perché mantiene comunque, ha la funzione ISA, che è diciamo quella vecchia del primo periodo della Focusrite, sì. E quindi gli hanno dato questo nome, e nella sezione di microfonica di ogni canale hai la possibilità di scegliere quale impedenza, e c'è compresa anche la replica di quello che era Di quello ISA di che una volta, sta, quindi era certo. quell'impedenza lì. E che comunque è interessante perché a seconda dell'impedenza, al di là del volume che quasi non cambia, cambia proprio il suono. E Certo. quindi se si continua a fare la comparazione, c'è un tastino, vai tic 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 passando da una all'altra, è interessante sentire come cambia proprio il colore. Tutte cose che ti risparmiano di doverlo cercare eventualmente con un equalizzatore. Ecco. Certo. Certo. E li ho riregistrati, chiaramente registrando queste due tracce qui, dopo ho dovuto allineare la fase, perché naturalmente il tempo della conversione, che vabbè, quello è velocissimo, però il cavo elettrico, a livello elettrico comunque si rallenta, uscire, rientrare nel microfono, l'acquisizione, eccetera. Quindi i due canali dello strumento ovviamente sono, dei microfoni sono in ritardo, quindi devo Certo. anticipare la forma d'onda fino a allinearla il più possibile, che è una cosa Chiaro. che faccio con l'orecchio, non la faccio guardando. Li avvicino, quando è fuori fase si sente il suono molto scavato, più si Certo. avvicina alla fase, più senti che si riempie, diventa bello corposo. E basta, insomma. Lorenzo, Ecco, quindi scusami, quando ho tempo faccio. mi chiedono il microfono a nastro, ti ricordi se per caso è l'R102? Mi sa di sì, aspetta che vi faccio vedere. Esattamente. Esatto, R102, eccolo, beccato. Ne sono tanti di questa tipologia, eh. Quando l'avevo preso, che ce l'ho da moltissimi anni quello lì. Non erano tante le ditte che lo producevano, attivo Ribbon, erano poche le ditte, adesso ci sono un sacco di ditte che Certo, le fanno benissimi a poco soldo. curiosità.